Eccoci qui, buon pomeriggio a tutti, buon lunedì 20 aprile, ben ritrovati nella nostra videoconferenza. Oggi tratteremo un nuovo argomento con un ospite davvero eccezionale. Oggi parleremo dell'automassaggio. Diamo il benvenuto a Marina Chincherini. Marina Chincherini, massaggiatrice, operatrice olistica Shatsuka e docente ovviamente della scuola Formazione Italiana Massaggi. Marina, Hola. innanzitutto come stai? Bene, bene, grazie. Sì, anche tu? Abbastanza bene, dai. Dai, stiamo bene. Diciamo che in questo periodo di quarantena la sto approfittando per vari studi, quindi per rielaborare tante cose, non sto mai fermo, quindi su questo sono davvero contento. Non sei mai fermo, bravissimo Stefano, sei sempre un vulcano di idee. No, io sto bene e dopo questo tempo insieme staremo meglio anche. Bene, bene, bene. Prima di iniziare la videoconferenza, Marina, io volevo ringraziare tutti coloro che in questi giorni ci stanno riempendo di messaggi e di complimenti, perché stanno apprezzando tantissimo le nostre videoconferenze, stanno apprezzando soprattutto la qualità del materiale che diamo alle persone che ci ascoltano. So che in questo gruppo ci sono ovviamente sia gli allievi FIM, gli allievi anche di altre scuole, e so che altre scuole hanno replicato il nostro progetto. E questo non sono arrabbiato, anzi sono contentissimo perché credo che un bravo massaggiatore, un bravo operatore olistico è colui che comunque attinge più informazioni possibili, ovviamente utilizzando la propria testa. Quindi ben venga che altre scuole diano altre informazioni inerenti ad altre materie. E di questo sono davvero contento. Quindi ringrazio ancora una volta tutti coloro che tutti i giorni, quasi tutti i giorni, ci ascoltano con le nostre videoconferenze. Ma oggi facciamo un'altra videoconferenza un po' particolare, perché sarà una videoconferenza a livello anche molto pratico, in quanto tu ci parlerai dell'automassaggio. Quindi Marina, io non so, vuoi aggiungere tu qualcosa prima di iniziare? E beh, intanto sicuramente ringraziarti di questa iniziativa e salutare tutte le persone che si stanno collegando. Bene. Sicuramente questo. Poi, niente, come dicevi tu, ci occupiamo di un'esperienza anche pratica proprio, ecco, quindi andiamo a fare qualcosa di esperienziale insieme. Bene, Marina, ma quindi diciamo che l'informazione che oggi ci darai è non solo per per le persone che ci stanno guardando, ma ovviamente potrebbe essere uno spunto in questo periodo, diciamo, non facile da proporre poi ai nostri clienti, giusto? Assolutamente, una risorsa in modo che si possano prendere cura del loro benessere in questo momento particolare anche da soli, sì. Con delle Bene, tecniche che bene, bene. sono semplici e non hanno controindicazioni, quindi sono assolutamente fattibili da tutti. Ok, Marina, che dire? Io ti ascolto, ti guardo e pratico anch'io il massaggio. Bene, bene, bene. Allora, ciao a tutti. Allora, intanto sì, volevo appunto cominciare guardando come abbiamo chiamato questo incontro, no? L'abbiamo chiamato automassaggio e direi sì, anche autotrattamento, in quanto stiamo vestiti senza l'utilizzo né di olio né di creme in questo caso. Quindi delle tecniche molto pratiche anche e veloci e richiedono insomma poco spazio e poche cose, le nostre mani sostanzialmente, no? Che noi amiamo tanto. E poi abbiamo parlato di riequilibrio e risveglio energetico. Dunque, sono due temi collegati ovviamente, perché noi andremo a fare delle tecniche che vanno a risvegliare la nostra energia, così faremo anche una condivisione, un confronto su quello che sentiamo, no? Quindi entriamo anche nel nostro sentire. E risvegliare la nostra energia, quindi useremo molte frizioni e picchiettamenti vigorosi, e
Questo cosa serve? Andare a riequilibrare, no? Quando parliamo di riequilibrio, noi parliamo di qualcosa che comunque è naturale, naturale perché il nostro corpo, partendo dal presupposto proprio della presenza di energia e di canali energetici nel corpo, cerca nel migliore dei modi di trovare l'equilibrio migliore che può in quel momento, in ogni momento, no? Quindi questa energia si muove sempre e attraverso il risveglio noi andiamo a dare un impulso al movimento dell'energia, quindi andiamo a migliorare il flusso e il fluire. Per esempio, tecniche di frizione e picchiettamento sappiamo che aiutano a stimolare la circolazione, l'ossigenazione. Quindi, questo cosa succede? Dà appunto stimolo a un migliore nostro equilibrio. Quando parliamo di equilibrio, noi ci immaginiamo di solito nella nostra visione anche occidentale che, o nel nostro linguaggio comune, no? Ci immaginiamo qualcosa di uguale, ok? Invece abbiamo un equilibrio che è sempre un fluire armonico. Quindi, per stare bene, per essere in salute a livello fisico ed emozionale. Quindi questo movimento armonico ovviamente prevede che non vi siano questo tipo di squilibri, ok? Che invece diventano più degli alti e bassi, diventano quindi questi famosi blocchi energetici, cioè quando c'è uno squilibrio importante, lì dove c'è energia stagnante, c'è ovviamente una situazione che si può dirigere insomma, maggiormente verso quello che poi diventa stagnazione, blocco, no? Quindi, evitando questo, noi manteniamo uno stato di salute, quindi lavoriamo con queste tecniche sul mantenimento e sulla prevenzione, sul miglioramento del nostro equilibrio, ok? Perché non dobbiamo dimenticarci anche l'importanza, della prevenzione, quindi di non ricorrere all'autotrattamento così come al massaggio solo quando, c'è già in corso una situazione che magari presenta dei sintomi, no? Quindi teniamo presente alla base di queste pratiche questo concetto di movimento, quindi vitalità in movimento. Liberare la nostra energia ci permette anche proprio di sviluppare i nostri potenziali. Perché? Perché quando i nostri flussi energetici, che poi qualcuno magari conosce i meridiani, parla di meridiani, comunque i nostri canali energetici collegati a qualità, okay, sono collegati anche a qualità e potenzialità, oltre che a emozioni. Quindi, se noi riusciamo ad avere la nostra energia fluire, libera e quindi riuscire a circolare in tutti i canali senza che vi siano zone con troppa energia, perché l'energia non deve neanche essere troppa né tanta, ma deve essere vitale, né carente, ok? Perché anche lì dove c'è carenza il potenziale non è sviluppato. Quindi in realtà facciamo molto di più che semplicemente rilassarci e risvegliare l'energia perché dopo ci sentiremo effettivamente con più vitalità disponibile, più vitali, ma abbiamo la possibilità addirittura di sviluppare il nostro potenziale, quindi sono anche è anche un percorso di crescita personale, se vogliamo. Quindi, anche con delle manualità, delle tecniche semplici, si può, ottenere veramente, molto. Io, lo vedo con le persone, oltre che su di me, con le persone che provano queste tecniche, che mi danno dei feedback, molto, che mi rendono molto, certa di quello che condivido con voi. Proprio perché possono migliorare alcuni sintomi, ma anche stati emozionali. Quindi
come i classici, che la preoccupazione, molta attività mentale, ansia, stress, ecco, insomma, questo. Quindi, questo incontro l'ho pensato un po' interattivo. Quindi, intanto, la prima cosa sarebbe bello chiederci in maniera più concreta, più sincera e più profonda come stiamo, no? Come stanno i ragazzi e le ragazze che adesso sono connesse con noi, come stiamo veramente noi, no? Perché avremo notato anche con i nostri riceventi e clienti quanta a volte poca coscienza c'è di come stiamo e quanta a volte poca coscienza c'è di come possiamo anche stare meglio. Perché a volte è facile stare meglio, ma è una cosa grandissima se ci pensiamo, no? Quindi intanto qualcuno magari ci vuole scrivere, raccontare come sta, e io entrando in un ascolto più approfondito, no? Per esempio in questo periodo, ricevendo meno stimoli, magari la nostra energia è un po' più stagnante, ma anche proprio perché tutti abbiamo ridotto la nostra mobilità e le nostre attività, no? A parte Stefano che sta sempre lavorando, però anche solo il movimento nello spazio, no? È limitato. Quindi questo è un aspetto che può aumentare quella che è la stagnazione, insomma, dell'energia, per esempio, ecco, quindi può accadere maggiormente, per non parlare poi di tanti, i nostri stimoli, magari ambientali, sono ridotti, ma abbiamo molti stimoli, anche non volendo, attraverso tutti i media che abbiamo a disposizione, abbiamo molti stimoli monotematici, per esempio, no? Quindi anche questo limita la nostra visione a 360 gradi di tutto quello che in realtà c'è. Quindi anche andare a liberare magari i pensieri che in questo periodo possono essere ripetitivi. Ecco, dopo vedremo, dopo la pratica, come ci sentiamo, no? Quindi qui per esempio leggiamo che le situazioni possono essere di nervoso, quindi ovviamente anche quando noi sentiamo nervoso, non so, magari lo possiamo definire come un'emozione, come rabbia o come impazienza. Queste emozioni che noi proviamo sono tutte giuste, non c'è un'emozione sbagliata, ecco, sia chiaro, non ce n'è una più bella o una più brutta, sono emozioni che comunque vanno vissute. La differenza è quando noi ci lasciamo vivere piuttosto che riuscire a sentirle, riconoscerle, questo poi ci permette anche di trasformarle. Per esempio, la rabbia, visto che qualcuno l'ha nominata come nervosismo, è un'emozione che, come le altre, è utile per mantenere un buon funzionamento della nostra fisiologia, del nostro corpo. Portano riequilibrio le emozioni, quindi quando noi proviamo un'emozione è anche perché il corpo cerca un riequilibrio. E poi, approfondendo magari la rabbia, potremmo anche aggiungere che quando noi sviluppiamo anche maggiore centratura, calma mentale e empatia e compassione, per esempio la rabbia, invece di raggiungere l'eccesso, si equilibria. Quindi sono necessarie tutte insieme e sono tutte collegate tra di loro le emozioni e si equilibrano l'una con l'altra. Quindi mantenere un buon fluire dell'energia vitale ci permette anche di fare in modo che le nostre emozioni non diventino eccessive e non diventino neanche troppo carenti. Questo, per esempio, è un periodo in cui io ho notato
che non avendo una vita sociale come prima e una condivisione come prima, Marina, ecco, sei un attimino bloccata Marina dalla sua energia. qualcosa? Ci Marina, sono. aspetta, aspetta, hai interrotto l'ultimo pezzettino, sei andata via. Appunto, sì, l'emozione gioia in questo momento potrebbe essere un po' assopita con lo stile di vita che stiamo facendo, no? Quindi, nella condivisione, nella socializzazione, per esempio, lo stare bene con gli altri è uno degli elementi dell'emozione gioia. Quindi, avendo questa gioia, magari in questo momento, meno vivibile, per le condizioni ambientali, esterne, eccetera, allora magari altre emozioni prendono il sopravvento, un po' come un gioco dove tutto deve muoversi insieme e collegato. Bene, quindi qui ci sono i ragazzi che scrivono che non mi sentono, ma adesso mi sentono, portate pazienza. Ovviamente, queste, insomma, noi facciamo nel nostro meglio, ma basta. Ok, Sì, allora poi magari Marina, poi le domande ora usciranno non appena sì, appunto tu incomincerai ad eseguire tutta la parte pratica. allora iniziamo con uno semplice ascolto di noi stessi, perché nel nostro lavoro ci occupiamo dell'ascolto dell'altro, no? Per farlo è necessario partire dall'ascolto di noi stessi. Sicuramente è la pratica che poi ci permette di ascoltare anche le altre persone. Ok? Quindi molto semplicemente lo facciamo insieme, vorrei che lavoraste insieme a me e vi vedo. Allora, noi ci mettiamo comodi, vi sedete comodi oppure anche in piedi se volete. L'importante è che abbiamo una posizione dignitosa che dà dignità al nostro corpo, visto che manifestiamo insomma quello che siamo. E chiudiamo gli occhi. Bene, chiudiamo gli occhi e insieme a me prendete 3 respiri profondi con il naso e con la bocca. Lentamente riapriamo gli occhi, anche l'ascolto del respiro ci permette il contatto con noi stessi, ci riporta al presente, no? Al famoso qui e ora in cui noi massaggiamo, ok? Quindi anche quando massaggiamo sappiamo che ascoltiamo il nostro respiro e torniamo presenti. E ci radichiamo, ci sentiamo maggiormente nel corpo. E anche chiudere gli occhi. Che mentre si massaggia gli occhi per me sono un po' la terza mano, ma in alcune occasioni si chiudono, poi dipende dalle tecniche, eccetera. Chiudere gli occhi è un po' come chiudere quella finestra che guarda fuori, no? Quindi noi guardiamo sempre fuori, quando chiudo gli occhi il mio sguardo va dentro, la mia finestra si chiude e guarda dentro. Ok? Quindi anche con i nostri clienti che magari non sono abituati come noi a lavorare su se stessi o nel benessere, mi è capitato veramente di avere delle persone che mi dicevano: da quanto tempo non chiudevo gli occhi? Perché noi li chiudiamo quando andiamo a dormire di solito, no? Però emozionandosi anche, quindi chiudiamo quella finestra e guardiamo dentro. E mi radico sul respiro. Poi, per quanto riguarda l'autotrattamento che facciamo adesso. Io ho pensato di lavorare appunto come avete letto su testa, viso, collo, spalle, braccia e mani. Ok? Allora, per non interrompermi durante l'automassaggio, introduciamo la prima parte che trattiamo la testa. Allora, la nostra testa, mi piacerebbe anche magari
sentire cosa ne pensate voi. Non serve un libro per capire cosa può rappresentare la nostra testa, che cosa è di noi, no? È quella centralina che noi a volte proprio diventa quasi il nostro centro, ma in realtà la testa non è il centro, no? Il centro ce l'abbiamo nel sentire, nella pancia, però l'energia va molto alta e la nostra testa a volte prende proprio il sopravvento, e quindi è proprio quella centralina che deve organizzare, decidere, programmare, pensare. Ovviamente nessuno qui vuole che dopo questa videoconferenza noi non pensiamo più, ci mancherebbe altro. Noi dobbiamo pensare, il pensiero è un'attività che non si può fermare, quindi non andiamo a fermare il pensiero, non è quello, però andiamo a fare in modo che noi non diventiamo il pensiero che stiamo facendo, ok? Perché altrimenti siamo sempre in balia, ma anzi impariamo meglio piuttosto ad osservarlo, ad osservarlo con neutralità. Quindi tutta la parte della testa, della fronte, delle tempie, la possiamo proprio collegare al pensare. E da cosa nasce quando questa nostra facoltà è in squilibrio? Nasce la preoccupazione, per esempio, nasce il rimuginare, ok? Quindi andando a lavorare questa parte, calmiamo la mente, calmiamo questi pensieri, sciogliamoci i capelli, anche voi, così riusciamo meglio, e andiamo per prima cosa a fare delle frizioni, delle belle frizioni vigorose in tutta la testa. Lo state facendo con me? Andiamo a frizionare, a riattivare bene, e poi con i polpastrelli andiamo a fare invece un massaggio impastando. Lo sto facendo anch'io, eh? Certo, vorrei vedere. Andiamo a impastare. Oltretutto, noi abbiamo la possibilità di procurarci benessere in questo periodo, ma che non possiamo andare da qualcuno, per esempio. E poi andiamo a fare un picchiettamento con i polpastrelli. Picchietto. Molto vigoroso. Intorno alle orecchie e su tutta la testa. Quando fate queste pratiche, io vi consiglio di usare non solo le mani, ma come voleste usare tutto il corpo, e aiutarvi con la forza anche delle braccia e della schiena. In questo modo non facciamo fatica, perché sappiamo che non avendo la perpendicolarità su noi stessi non dobbiamo neanche fare fatica, poi ci si abitua e si fa anche sempre meno fatica. Proseguiamo con la fronte, e anche qui andiamo a frizionare come voleste scaldare molto bene e voleste creare proprio degli scollamenti e scaldare, come quando vi lavate la faccia molto vigorosamente. Friziono. E poi anche qui andiamo a picchiettare. Bene. Adesso andiamo a immaginare proprio di togliere dalla nostra fronte e lasciamo andare. E lasciamo andare. E lasciamo andare.
e poi andiamo a fare delle linee verso l'attaccatura dei capelli. Su tutta la fronte. Vedete che sono manovre semplici, il vostro cliente non può sbagliare se le pratica da solo, no? E verso l'esterno, in questo caso anche. Ok. Proseguiamo con la parte proprio clou dei nostri pensieri, sempre in movimento, con le tempie. Spalle rilassate, gomiti giù e andiamo a fare una rotazione. In fin dei conti, la nostra preoccupazione è un pensare al futuro. No? Quando noi usiamo il senso del tatto, le nostre mani sugli altri lo sappiamo, ma anche su noi stessi, riusciamo anche a calmare quei pensieri che sono sempre o nel futuro o nel passato, no? Quindi il passato, certo, è utile anche per l'emicrania. Nel passato noi, adesso rispondo anche meglio, nel passato noi possiamo cadere nella nostalgia, nella tristezza, nella depressione, nel futuro nella preoccupazione, nell'ansia. Nel presente, in realtà, come quando diciamo che quando massaggiamo stiamo così bene. Stiamo bene perché siamo nel presente, perché il tatto, il contatto ci porta lì e l'ascolto. Anche su noi stessi succede la stessa cosa. Per quanto riguarda i vari tipi di mal di testa, il trattamento della testa e del viso, e sicuramente anche di questa parte di collo e spalle che poi facciamo, ovviamente ha beneficio. Consiglio comunque alla fine, visto che lavoriamo con la parte alta, di in qualche modo scaricare anche verso il basso. Basterebbe alzarsi in piedi e fare e scrollare, fare dei saltelli, come volessimo scrollare verso il basso. Ecco, se c'è un mal di testa, potrebbe essere che con l'autotrattamento aumenta per poi trasformarsi. Anche questo succede, lo vediamo anche quando massaggiamo, che è un sintomo prima di migliorare, potrebbe avere una salita. La ripetizione dei movimenti è più o meno come io ho fatto adesso, direi che li avrò fatti tipo 5-6 volte ognuno, ma anche questa voi la potete personalizzare assolutamente. Allora, proseguiamo con gli occhi, quindi andiamo a mettere le dita qui all'interno delle sopracciglia e appoggiamo il peso della testa ai pollici. Questo è un punto di vescica urinaria. Questo è utile sicuramente per la testa e anche per gli occhi. Per esempio, avere magari qualche disturbo agli occhi, lacrimazione, visione offuscata. E poi con la vescica urinaria siamo nell'elemento acqua, che è proprio quello del rilassamento, quindi facciamo questa pressione col peso della testa, poi andiamo a pizzicare le nostre sopracciglia e ad occhi chiusi massaggiamo le palpebre, ad occhi chiusi ovviamente, Occhi chiusi, bellissimo. massaggiamo le palpebre, questo anche al cliente, magari non si fa in tutti i massaggi, ma qualcuno di voi magari lo fa, ovviamente devo avere una mano ferma e delicata e vado a massaggiare proprio l'occhio, no? Sopra la palpebra. Cosa facciamo? Abbiamo detto come l'occhio possa essere una finestra sull'esterno, no? Che si chiude, quindi ci rilassiamo anche da tutti questi impulsi che continuiamo a ricevere. Immagini. Soprattutto immagini in quest'epoca, quindi un sacco di informazioni che vengono captate dall'occhio, no?
Quindi andiamo a fare questa pulizia, anche questo rilassamento da questo lavoro grande che fa l'occhio. Soprattutto noi adesso stiamo usando molto di più sia i video del PC che dei cellulari, ok? Quindi andiamo a fare anche questo tipo di lavoro. Poi qui stiamo in una parte legata anche proprio alla visione, intesa anche come visione del futuro, immaginazione. Quindi queste sono cose deduttive, ok? È naturale comprenderle, non è semplicemente, non è sempre necessario affidarsi a una cosa che leggiamo e ok, è vera, perfetto questo, però noi possiamo anche capire che ci arriviamo anche con un ragionamento, qualcosa che possiamo dedurre, no? Ok, poi noi abbiamo il naso, andiamo a frizionare e anche la punta del naso la andiamo a stimolare. E qui dove siamo? Siamo nell'olfatto, nel naso. Noi abbiamo anche quella capacità di sentire, no? Per esempio, ci sono dei modi di dire quando si dice che una cosa puzza, di solito si dice anche di una situazione, no? Di qualcosa che non è chiaro. Quindi, se guardiamo anche gli animali col naso, loro riescono a sentire, anche noi siamo animali, solo che siamo distaccati magari da queste capacità naturali, no? Quindi, per esempio, sentiamo l'odore di una situazione e pensate che in medicina cinese l'olfatto è un metodo di valutazione. La vista, il tocco, quelli che noi usiamo di solito, il colloquio con la persona, l'olfatto è per chi ha sviluppato bene questa capacità, che noi ce l'avevamo perché siamo sempre animali anche noi, no? La capacità di fare una valutazione di una persona, di un ambiente, quindi qui c'è un istinto che ci fa anche capire che una cosa fa bene per noi o una no. Provate a dare al vostro cane da mangiare qualcosa che è scaduto o che non gli fa bene. Lui, magari noi non ci accorgiamo, lui si accorge, per esempio, no? Quindi anche noi siamo in grado di utilizzare questa nostra facoltà, questo nostro senso in questo modo. Poi andiamo a frizionare bene anche le guance. Il nostro viso poi prende un sacco di energia verso l'esterno, perché quando una persona ci guarda, guarda la faccia. Adesso non ci guarda nessuno perché incontriamo pochissima gente, però in realtà noi, le persone, la loro energia la puntano sulla nostra faccia, no? Quindi anche scaricare il volto da tutto quello che assorbe. Marina, qualcuno chiedeva se durante questo trattamento si poteva utilizzare un po' di olio, un po' di crema, o si doveva utilizzare senza olio, quindi senza. Allora, diciamo che generalmente non serve. Però eventualmente se si sente magari una certa difficoltà perché poi dipende anche dalle mani, dalla pelle, e c'è difficoltà nelle manovre o qualcuno è abituato anche e a piacere, direi che assolutamente non è un problema usare un prodotto che vada bene per il viso. Ovviamente se li dobbiamo utilizzare, utilizziamo a marchio FIM, quindi prodotti cosmetici a marchio FIM, come la crema viso e gli oli da massaggio, giusto Marina? Giustissimo, vedete anche io li uso, ho 85 Vedi? anni e allora, dopo aver frizionato, anche qui con i polpastrelli andiamo a muovere, magari c'è il nostro cliente da solo, se voi passate queste tecniche a un cliente il massaggio viso non lo sa fare, però questo sì, questo non è difficile.
vado a impastare la mandibola, poi la guardiamo ancora meglio, e poi vado sempre a picchiettare leggermente anche all'interno, qui sotto l'occhio. Quello che io poi dico di ogni parte del viso, assolutamente voi potete anche aggiungere nei commenti. E poi la nostra parte del viso legata al sorriso, alla bocca, alla comunicazione, però anche i nostri denti sono anche la nostra aggressività e la mandibola, quando anche è sotto tensione, quando stringiamo i denti, no? Nel linguaggio comune, quando noi parliamo di stringere i denti, vuol dire che stiamo facendo fatica o stiamo trattenendo qualcosa, si crea tensione mandibolare, no? Si crea tensione nella mandibola quando, e anche quando lavoriamo può essere che per, invece di far fluire bene la nostra energia, quindi non crearci tensioni, spesso può succedere che si massaggia stringendo i denti, quindi assolutamente bocca rilassata, e andiamo a massaggiare le gengive superiori. E inferiori, fino ad arrivare dove si apre e chiude la mandibola, no? E anche qui andiamo anche proprio vigorosamente a sciogliere. E lo facciamo anche aprendo e chiudendo la bocca. Più che potete, grandissima. Qualcuno può sentire proprio clock, perché è un punto dove c'è molta tensione, lo sentirete anche sui vostri clienti, immagino, no? Questa tensione che poi dove va? Si ripercuote tutta nel collo, nell'occipite, nel trapezio. Quando noi stiamo massaggiando, come la nostra amica ci dice, no? Che si accorge di stringere i denti. Benissimo, perché quando noi ci accorgiamo vuol dire che comunque ci stiamo ascoltando. Stiamo già facendo. Abbiamo una consapevolezza in più. Abbiamo una consapevolezza in più. Esatto, mentre sto lavorando mi accorgo che tengo tensione nei denti, che è un punto classico, nelle spalle, nelle mani. Sicuramente espirare, lasciare andare. Volendo, se è in alto, immagino di lasciare andare verso terra, ma bocca socchiusa vuol dire che respiriamo in maniera più naturale. E perché quando la bocca è socchiusa l'aria esce in maniera naturale, quindi scarichiamo meglio. Però quando noi già ci accorgiamo, siamo già a cavallo, nel senso che mi accorgo, rilasso un attimo, socchiudo la bocca e lascio uscire il respiro, per esempio. E controllo se ho la postura, perché se io massaggio con le ginocchia morbide, le gambe aperte e sono con il mio peso sul cliente e non sto massaggiando solo le braccia, diciamo, avviene in automatico che queste tensioni non si bloccano da qualche parte. E ad ogni modo questo automassaggio risveglio riequilibrio che stiamo facendo si può usare prima di ricevere il cliente, perché avrò più energia disponibile quando lavoro. Dopo facciamo anche le mani, appunto. Oppure dopo, per andare a riequilibrare quelle tensioni che posso magari essermi creata, perché siamo umani, comunque il massaggio è un lavoro corporeo, può succedere.
Quindi, tornando alla nostra mandibola, andiamo poi a pizzicare col pollice sotto e a pizzicare. Ok. E poi finiamo le nostre linee verso le orecchie. Poi che abbiamo portato tutto alle orecchie, andiamo a massaggiare le orecchie. A massaggiare le orecchie, così portiamo tutte alle orecchie e poi le andiamo a stirare verso l'alto. Espiro, non dalla punta, ma da dove sono attaccate. Espiro e verso il basso. Bene, sciogliamo un attimo le braccia che hanno lavorato, perché ovviamente ogni volta che noi sentiamo che accumuliamo della tensione, non aspettiamo, sciogliamola in quel momento lì, quando lo avvertiamo. E ecco, e poi andiamo a sciogliere il collo, le spalle. Allora noi con la mano ad ala andiamo dall'orecchio verso la spalla, aspirare, Quindi mano ad ala, mi appoggio e stiro giù. E poi andiamo, sentirete calore. Io, per esempio, adesso ve lo dico perché ho le orecchie bollenti dopo averle massaggiate. Una delle sensazioni sicuramente è il calore, il formicolio. Dietro al collo mettiamo le mani così e con il tallone della mano massaggiamo sotto l'occipite, ai lati delle cervicali, spalle giù. E massaggiamo tutto il collo. Invece che solo con le mani, usate tutto il braccio in modo da non fare fatica. E poi con il polso morbido e il pugno picchietto qui sotto l'orecchio fino alla spalla. Due, tre passaggi. E in questo momento, se ci ascoltiamo, che abbiamo trattato fino adesso testa, viso e collo, la sensazione mia, poi mi dite anche voi, è sicuramente già quella di sentire tanto movimento, si sente formicolio, caldo freddo, questa sensazione proprio di qualcosa che come che frigge, ecco, mi verrebbe da dire così. Questa Proviamo già a ragazza, riattivare un po' anche la circolazione. assolutamente, certo, poi alla fine è l'ossigenazione, no? Sì. Tenere le spalle sollevate, ovviamente poi questo comporta dolore al collo, alla testa. Il mio consiglio è di provare a fare questo autotrattamento tutti i giorni e la mattina, magari provi una settimana, sono sicura che dopo continuerai. E meno di una settimana sicuramente per sentire il beneficio, questo che dico mi baso, non ho la sfera di cristallo, ma mi baso su quello che vedo, ovviamente, che sperimento dalle persone. E respirare, perché quando massaggiamo, se c'è questo tipo di tensione, probabilmente noi stiamo trattenendo, e portando. Per portare fuori, espirare.
Può essere che uno dei motivi sia non solo che mentre massaggiamo non abbiamo una corretta respirazione, che poi la corretta respirazione non è qualcosa da imparare. In realtà il modo di respirare scorretto è quello che abbiamo imparato. Quello corretto è quello che noi avremo in maniera naturale. Quindi già tenere la bocca socchiusa ci permette di che sia più automatico respirare bene. Durante il massaggio poi sai cosa succede ad alcune persone, poi pensate, se può essere anche il vostro caso, che abbiamo a volte timore che usiamo una respirazione profonda perché ne abbiamo bisogno, perché abbiamo bisogno di ossigenarci, perché stiamo facendo movimento anche per un'ora, forse anche di più, e non vogliamo che il cliente ci senta respirare e quindi respiriamo piano. Vuoi che c'è silenzio, vuoi che siamo vicini, vuoi che abbiamo paura che dia fastidio. In realtà io romperei un po' questo pensiero perché intanto perché tutti respiriamo, non c'è niente di male a respirare e il cliente in realtà se sente che mentre lavoriamo respiriamo, può essere anche un suono piacevole e rilassante anche per contattare il suo di respiro, ok? Non mi farei dei problemi se durante il trattamento ho bisogno di prendere dei respiri più profondi e che il cliente mi possa sentire. E questo perché noto anche nelle classi di automassaggio, che se invito a dei respiri profondi, molte persone trattengono il respiro, non riescono a fare un respiro che faccia rumore, per capirci. Non c'è niente di male se mentre massaggiate questo succede e ne abbiamo bisogno per massaggiare meglio, ok? Piuttosto che avere il fiatone perché siamo stanchi, ecco, quello no, ma un respiro profondo ben venga. Quindi a questo punto noi andiamo a prendere il nostro trapezio e lo strizziamo. Quando lo strizzo, inspiro e quando lo scarico, espiro. Come volessi buttare tutto quello che ho sulla schiena per terra. Prendo il trapezio, lo strizzo e lo butto giù 3 volte. E lo butto giù. Eccoci qua. Andiamo a lavorare su tutti quei pesi che ci portiamo sulle spalle. Anche questo non si dice nel luogo comune, eh? E si dice perché pesi, responsabilità. E cosa succede? Si chiudono le spalle, no? In avanti e portiamo questo peso. Quindi anche questa chiusura chiude il respiro, chiude il polmone, il cuore, chiude l'aspetto relazionale di essere aperti verso l'altro. Quindi è collegato sicuramente il peso che mi porto al chiudermi a quello che ho davanti, che mi si offre, alle relazioni, cuore, polmoni. Emozione, relazione con le persone. Quindi andiamo alle spalle, sempre con il nostro pugno morbido, e mi aiuto se ho bisogno per andare più indietro fino alle scapole. 2 o 3 passaggi da una parte e dall'altra. E andiamo anche come proprio volessimo togliere tutto quello che ci pesa. Bene, tolti i pesi dietro, già posso aprirmi maggiormente, verso la relazione, verso l'esterno, sotto la clavicola, sotto la clavicola. E anche dall'altra. Qui ci avviciniamo anche a questo, qui all'interno delle spalle, polmone 1. Allora, diciamo che senza entrare nel merito, ma ricordiamoci che qui ci occupiamo ovviamente del polmone, quindi del respiro,
del lasciare andare l'anidride carbonica, portare dentro ossigeno, quindi del rapporto con l'esterno, scambio con l'esterno. Quando questo non c'è, ovviamente questa chiusura può indicare anche semplicemente una timidezza, non è che uno per forza debba essere depresso, perché sarebbe un po' facile fare delle valutazioni così, prendiamo un po' con le pinze, però potrebbe essere una chiusura, una timidezza, un po' un nascondersi, no? Quindi il polmone, a parte aiutare a riequilibrare quelli che sono gli aspetti legati alla respirazione e come si dice, alle malattie del raffreddamento, insomma, no? L'aspetto energetico è lo scambio con l'esterno. Poi qui nel petto, prima parlavamo di rimuginare preoccupazione, tensione, rabbia, stringere i denti, qui ci spostiamo cuore, polmone, qui quando Ecco, si è bloccata Marina, sembra più una figura mistica, tipo l'addolorata. Ecco, infatti aspetta Marina, aspetta, aspetta che ti sei bloccata Marina. mi ero fermata per mettere una Ti cosa. eri bloccata tipo Madonna, sai. Dell'ansia che si può sentire anche da una vibrazione della voce del respiro. Quando c'è, la voce vibra qui, il respiro vibra qui. Dopo diventa più libero, scorre meglio dopo questo picchiettamento. Comunque, sicuramente aspetti legati all'ansia, quindi anche a tutto quello che riguarda il cuore, quindi lo squilibrio, insomma, di agitazione, iperagitazione, ansia, no? Allora, per quanto riguarda la zona del polmone, per sentirla meglio, quella che abbiamo trattato, poi il meridiano ovviamente è in tutto il corpo, però provate a chiudere un pochino le spalle, qui si crea una fossetta, ok? Ovviamente qui noi non andiamo sul punto, siamo un po' più larghi su una zona un po' più larga di questo punto e va benissimo. Okay. Quindi abbiamo picchiettato il petto, adesso facciamo un'altra cosa che spero che non si blocchi perché sennò sembrerà veramente una pazza, ma non credo. Picchiettiamo il petto proprio così alla King Kong e lo picchiettiamo anche pronunciando la lettera A, che crea proprio una vibrazione a questa stessa. Lo sentite che vibra? Questo esercizio, se uno volesse estrapolarlo e fare solo questo da solo, ripetendolo più volte, urlando anche più forte per aumentare la vibrazione, libera il respiro. Io respiro meglio in questo momento, per esempio, Marina, lo hanno apprezzato anche i vicini che sentivano quest'urlo, quindi sento. grazie per... ho dovuto giustificare che era la televisione alta, invece sappiamo che il motivo era un altro. Scusami. Come si dice, la A vibra proprio qua, quindi noi abbiamo doppia vibrazione con la voce e con il picchiettamento. Ok, allora, per il peso nel petto, mi è sfuggito l'occhio appunto su questa domanda, allora assolutamente, questo picchiettamento e questa vibrazione puoi ripeterlo più volte, urlando anche un po' più forte. Non picchiettiamo la clavicola e il seno, ok? Siamo più su. Già io credo che si possa sentire questo beneficio. Poi l'ideale è comunque fare tutta la sequenza e valutare che le nostre parti del corpo sono tutte collegate, quindi trattare solo quel punto dove io avverto
Il sintomo sicuramente sì, la parte magari che attira la mia attenzione perché sento un sintomo lì, perché il peso del petto ce l'ho qui, ma se il corpo comunque è tutto collegato, l'ideale è portare movimento. E le tecniche sono davvero tantissime, poi ognuno ha anche il piacere di fare quella che gli piace, ecco appunto. Sensazione di leggerezza. Bene. Beh, l'idea è sicuramente quella di sentirsi più vitali anche e risvegliare energia, vuol dire avere più vitalità, essere più creativi. Possono nascere nuove idee, nuove intuizioni che magari a stare lì a pensarci non ti vengono. Smetti di pensarci, fai la tua pratica e ti vengono. Funziona così, no? Cercare l'armonia serve a questo piuttosto che cercare la soluzione, qualcuno ha detto. Bene, io mi sposto alle braccia. Allora, intanto io le tengo su per farvi vedere. Le potete appoggiare così avete il vostro peso che vi aiuta meglio e facciamo un impassamento del braccio. Bello vigoroso sempre, poi lo picchietto nella parte sopra e anche interna, lo giro. E poi lo vado a scaricare. Facciamo la stessa, questo dopo un massaggio, cioè minimo, ok, minimo fare questo, portare via queste tensioni. La stessa cosa, l'altro. Non temete che se insegnate queste cose ai vostri clienti non vengono più, perché io so che alcuni colleghi temono la condivisione. Ma non è così, perché le persone hanno bisogno di un facilitatore. Non si può da soli riuscire a fare gli stessi progressi che quando c'è una persona, anche semplicemente, che ti ascolta. E pulisco fino alla mano. Eccoci qua. E siamo arrivati al nostro migliore amico, le nostre mani, no? Per noi massaggiatori. Che iniziamo a sciogliere i polsi. Più le articolazioni sono flessibili, come si dice, mi piego ma non mi spezzo, no? E più saranno meno, insomma, sollecitate a infiammazioni, dolori, eccetera. Tiro il polso e le dita. Ok, questo trattamento delle mani che adesso facciamo, sia prima di ricevere il mio cliente perché ho le mani fredde, è il primo cliente della giornata, ho bisogno di avere energia disponibile, ho bisogno di sentirmi proprio con questa energia lì pronta a lavorare, o dopo per andare appunto a lasciare andare subito quelle tensioni che posso aver accumulato. Quindi le mani le andiamo a scaldare l'una contro l'altra. Mi sento meglio, ho caldissimo, bella pulizia, ero contratta. Esattamente, vedi, quando finisco un autotrattamento mi sento bene, mi rendo conto. Aspettate, aspettate che ora si riprende Marina. La speranza. Gli chiedo come stai e mi dicono bene. E dopo il trattamento mi dicono
No, non stavo bene, adesso mi rendo conto di quanto meglio mi sento di prima, perché noi ci abituiamo, a continuare ad abituarsi, purtroppo ci abituiamo anche a cose a cui magari non dovremmo, quindi cerchiamo di abituarci invece a stare sempre meglio, a sentirci più vitali, con più energia e dopo anche fare delle tecniche che ce lo permettono. Non diventa più un impegno, diventa una cosa, oddio, sento il bisogno di farlo e quindi lì il gioco è fatto, lo facciamo sempre senza sforzo. Ho scaldato i palmi delle mani. Ok, e poi adesso un passo. Aspetta che cerco di... Impasto tutto il palmo, faccio così, sennò... Passo il palmo. Ok. Prendiamo questo punto al centro della mano e facciamo una pressione. Con il pollice sto facendo una pressione, però abbasso le braccia perché sono più comoda. Le mani formicolano, certo, perché si sono attivate. Allora, sto facendo una pressione che poi faccio anche dall'altra nel centro del palmo della mano. Questo è sia un chakra per la tradizione indiana, sia un punto che si chiama Mastro del Cuore A8, che viene chiamato anche Palazzo dell'Ansia e aiuta ad equilibrare le emozioni. Ad equilibrare le emozioni. E poi non dimentichiamoci che le mani sono collegate al cuore, proprio anche energeticamente, no? Quindi noi andiamo ad attivare la nostra energia del cuore nelle mani, che energeticamente è così, sono un'estensione del nostro cuore, del nostro abbraccio. E faccio questa pressione qualche secondo nel centro della mano e poi, come ci volessimo lavare le mani, poi andiamo a sciogliere i polsi da una parte e dall'altra, mi scricchiolano, eccolo lì, andato, scrocchiato. E poi il dorso della mano. Vado tra i montacarpi, in mezzo, e faccio un po' di pressione. Ecco, la connessione di Marina alternante, quindi aspettiamo un attimino che si Sì, io riprenda. mi accordo, mi fermo. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Dall'altra uguale, in mezzo ai metacarpi, delle pressioni. E poi ci prendiamo cura delle nostre dita. Una per una le impastiamo. E poi, con le dita così, afferro e... Vado a scaricare tutto quello che abbiamo mosso partendo dalla testa, collo, spalle e lo andiamo a portare via in pasto. Prendo tra le dita e lo portiamo via. Ricordiamoci che tutti i canali energetici arrivano alle mani. Marina, mi senti? Sì, Sto andando sempre avanti a completare le dita. Tra pollice e indice, chiede una nostra amica, c'è un punto d'intestino crasso. Allora, un punto di riequilibrio, adesso
Mi dispiace che questa connessione purtroppo va e viene. momento sì, è peggiorata un po'. Marina, Comunque. io direi di concludere, in modo tale che permettiamo. Certo, ma noi infatti adesso abbiamo finito perché era proprio alle mani che saremmo arrivati, Vedi? avendo portato via dalle dita. Era tanto che non mettevo questa t-shirt, non vedevo l'ora. Ecco, hai visto? Brava. Va Mi manca, ci vedremo presto. Marina, una domanda a chiusura. Quanto ti manca il massaggio? Allora, faccio veloce, però in questo periodo in cui non abbiamo potuto massaggiare, io ho cercato di fare una riflessione che vorrei condividere con tutti noi massaggiatori, no? Perché io credo che fare il massaggiatore non è solo qualcosa che si fa, ma è anche qualcosa che si è. E che si può essere 24 ore al giorno anche quando non si fa. Non so se mi sono spiegata, però non si può essere un massaggiatore solo quando si massaggia. E sarebbe dire: sono bionda oggi e domani sono castana, cioè non si può. Quindi ho cercato di lavorare su aumentare questa mia. E consapevolezza, no? Intanto noi possiamo donare alle persone in tanti modi, quello che noi siamo. E quindi ovviamente per noi sentire parlare di distanziamento è ovviamente a volte un incubo per noi, no? Ma ho cercato di migliorare in quello che siamo, non solo perché lo facciamo in quel momento lì, altrimenti vuol dire che io sarei un massaggiatore solo in quell'ora che sto facendo il massaggio, no? O un operatore comunque di tutte le tecniche di massaggio, trattamenti. Quindi questo mi viene da dire, no? Quindi in questo possiamo. Allora, leggo io alcuni messaggi nel frattempo che Marina si ricolleghi, ringrazio ovviamente tutti coloro che ci stanno ascoltando e che condividono ovviamente il pensiero di Marina. Marina, ci sei? Certo. Niente, leggevo i messaggi che erano ovviamente condividevano con te il tuo pensiero. Quindi bene, bene, bene. Marina, poi Andiamo avremo avanti, modo. vediamoci sempre che torneremo tutti insieme. Assolutamente sì, avremo modo poi magari, se tu lo vorrai, di fare un'altra videoconferenza, magari di parlare di un altro argomento, ma soprattutto con l'augurio che ci rivedremo in aula, con la nostra formazione, che è quella che è la nostra, tra l'altro, missione. Ricordiamo Marina Chincherini, esperta in massaggio, soprattutto nella nostra scuola, insegna la coppettazione, il bamboo massage, ma insegna altre metodologie di massaggio. Allora, io con te Marina, mentre tu mi ascolti, io vorrei innanzitutto ringraziare tutti coloro che ci stanno ascoltando, che ci hanno ascoltato in questa videoconferenza. Ringrazio te per le tue preziose perle di saggezza sull'automassaggio e quindi spero che siano, che ecco, hanno potuto contribuire in una piccola parte in questa giornata. Con te vorrei dare un ulteriore appuntamento a mercoledì con la nostra collega Eleonora Chiapparelli, che parleremo anche lì di un argomento molto importante. Parleremo della cervicobrachialgie, sintomi e principi di trattamento. Quindi non perdete l'appuntamento con Eleonora Chiapparelli il 22 aprile, parleremo appunto della conferenza su cervicobrachialgie, sintomi e principi di trattamento alle ore 17.
Con questo ringrazio tutti coloro, ringrazio te, ringrazio ovviamente tutto lo staff della scuola Formazioni Italiana Massaggi, invito ancora una volta a visitare il sito per ulteriori informazioni sui corsi, sui videocorsi che attualmente stiamo vendendo sul sito formazioniitalianamassaggi.it. Con questo, grazie a te Marina Chiccherini, grazie a tutti coloro, ci vediamo mercoledì alle ore 17, un abbraccio. E grazie ancora a tutti. Ciao Marina, ciao.